Finalmente Chef Aldo's in the kitchen again. Che sta preparando oggi? Oggi, miei cari, vi preparo un piatto spettacolare. Oggi faremo una paglia e fieno con del baccalà stupendo. Come sapete, siamo stati in Italia per 2 mesi. Siamo stati tutto il mese di giugno in Sardegna. Bellissimo. Poi sono tornato nel mio paese. Abbiamo fatto un altro mese, un mese micidiale, caldo da morire. Nell'appartamento non ci avevamo aria condizionata. È stata molto, dura per noi che non siamo abituati. Ma comunque abbiamo fatto del meglio. E non ho fatto un paio di video, però no come volevo io. Ma siamo riusciti a farli. Sono venuti bellissimi. E ho sofferto un po'. Ora sogniamo di nuovo nella nostra città di Rochester, nello stato di New York, in America. E vi dico la mia pura sincera verità. Non vedevo l'ora di ritornare. È inutile. Quando sei a casa è tutta un'altra cosa. E allora ora stiamo facendovi un bellissimo piatto. L'ho fatto anche in Sardegna. Ho fatto tante cenette che sono state proprio spettacolari. Gente bellissima, gente dolce, gente di un altro livello. E sai, quando lasci questi posti rimani un pochettino commosso. Ma purtroppo c'è sempre rimedio per il prossimo anno. Rifaremo di nuovo le nostre vacanze e eccoci qui. Ora, extravergine olio di olivo, come al solito, una bellissima cipolla fresca. Bellissima. Un pizzico di sale marino. Come al solito, queste sono ricette per una vita sana, ricordatevi. Guardate che spettacolo di pomodori freschi. Li sbollendiamo. Piccolo soffritto, bello delicato, baccalà già sto
di sedrato. Una lacrima di vino, un goccino di vino bianco, bellissimo, una favola. Lo metto tutto perché questo si mangia proprio con amore. Questo lo spacco a metà. Basta rosolarlo un po'. Io non vado trovando la cremina, io vado trovando il sapore, il gusto. La cremina, la colla. Sono pronti, è una cosa fenomenale questi pomodori. Un mio grande amico, quando io ero in Italia, me l'ha coltivati. Hai visto? Ti ustioni. Bisogna stare molto attenti. Voi non potete capire. Sì, guardate, guardate qui, guardate, guardate la cremina senza aver infarinato questo spettacoloso baccalà che fa un profumo da impazzire. Farina, no. Questo è il pomodoro fresco che ho appena, ma ce lo metto tutto che tanto è buono, non si spreca niente qui.
goccettino. Bellissimo. Portiamo il pomodorino, il baccalà è già pronto. Portiamo il pomodorino a bollire un po' che consuma un poco di acqua, poi mettiamo le nostre fettuccine, paglia e fieno. Yes! Fate sicuri che questa pasta la togliete molto al dente, come si aprono i nidi, se no è una pasta molto delicata, non sono fettuccine. Queste si chiamano lingue di gallina, è fina, molto delicata. La facciamo aprire per bene. Prendetevi il tempo. La paglia e fieno consiste in queste piccole nidi, questi sono di spinaci, farina di spinaci. No, non è neanche farina, sono spinaci che poi vengono tritati e fatti a sfoglia e poi facciamo queste cose. E questo è il fieno, che sarebbe solo pasta all'uovo. Fatela ragazzi, cucinate, dovete essere creativi, è bellissimo. Vi fa sentire tutti bene. Mia moglie si alza la mattina e mi dice subito: cosa mi cucini oggi? Quello che vuoi, mio amor, quello che vuoi. Mi cucino pure io. Pettia! Fuoco qui. Ci avviciniamo all'altra pentola, l'altro fornello. Io non la scolo la pasta, voglio che rimanga un pochettino umida. Guardate che bella, bella. Ma quale nidi! Un pochettino la fiamma, molto gentile, ok? Fatemi vedere, guardate. Ora sta arrivando il punto più bello. Un pizzico di olio fresco. E miei cari, questo è il punto più bello. Oh, oh my God. Cuccioli miei. Cuccioli miei di tutto il mondo, sì, quanto si cucina, non si deve correre, no, no, bello, devi cucinare con il cuore, con la passione, giusto? Mia moglie mi sgrida,
Perché? Un pesantuccio, eh? Ah. Questi tutti daranno fettuccine alla livornese, no, le avrei mai. Io sono chef Aldo, non sono livornese. Io ho mangiato le fettuccine col baccalà da livornese. No. Queste sono lingue di gallina perché sono fine, sono belle, non sono grandi, e mangi tu e è finito. No, queste te le gusti perfettamente. Che spettacolo, ragazzi. Si chiamano lingue di gallina, lo sai perché? Perché sono fine. Allora ragazzi, una cosa che mi ossessiona, quando vedo questi tutti chef stellati che mi vanno a rovinare un piatto di questa, di questa portata che ti fa impazzire, guardate che mi combinano, guarda. Guardate cosa mi combinano, guarda, eh? Vedete che mi combinano, eh? Via! Ora guardate che piatto da servire, guardate! È un piatto di fettuccine al baccalà, eh? Guardate, miei cuccioli, che nido, il nido lo fanno i passeri. Che cosa mi vogliono rappresentare a me questa gente? Sofisticati? No, io voglio un bel piatto come lo faceva nonno, mia madre. No, queste cazzate in tutti i ristoranti che sono stato in Italia. Stanno rovinando la nostra cucina, bellissima cucina italiana.
Miei cari, venite, vi faccio un abbraccio, buon appetito, gustate come me li vado a gustare io, fatemi un commento, iscrivetevi e ritornerò di nuovo ai fornelli per voi. Molto importante. Ciao amore, vi voglio bene, welcome to America. I love America. Ciao.